quindi aumentando sempre di più i lunghi, magari portando dei lunghi di qualità. Il secondo caso è quello che ha fatto le vere vacanze, quindi si è allenato davvero poco, addirittura è stato fermo 2 o 3 settimane e che sta riprendendo adesso. A fine anni 80 c'era una teoria molto ottimistica del professor Booth secondo la quale chi a 20 anni avesse avuto un VO2 max di 50 o 60 poteva vivere oltre 100 anni. Ricordo che il VO2 max è il massimo volume di ossigeno consumato al minuto per chilogrammo di peso e misurato in millilitri. Oggi non parleremo del VO2 max ma dell'importanza di adeguare la vostra preparazione in funzione dell'età. E visto che siamo in un periodo di maratone, cercheremo anche di raccontarvi come correre a 50 anni. Mi rincuora sapere che una percentuale importante degli iscritti al canale abbia almeno la mia età oppure sia addirittura più anziano. Mentre il libro di Daniele Lucchi si è perso nei meandri delle poste italiane, a volte uno si chiede se non ha senso ordinare via Amazon, non ho potuto verificare quello che lui ci dice, comunque tra l'altro il link per acquistarlo lo trovate qua sotto, nei prossimi giorni spero di fare la recensione. Per tornare a come allenarsi a 50 anni mi sono affidato a quello che Tim Knox, famoso professore fisiologo sudafricano, ci racconta nel suo libro Lore of Running. Tim dice che in particolare ci sono 5 parametri che devono essere considerati per chi si vuole allenare a 50 anni. Numero 1, sappiate che il VO2 max tende in effetti a diminuire, come ci diceva il professor Booth, con l'età. In particolar modo il battito cardiaco e quello massimo diminuiscono, secondo altri più che altro è la mente che influenza l'afflusso e la circolazione cardiaca. Noi non siamo così sofisticati, ma di sicuro la vostra velocità e resistenza tenderà a diminuire anche l'economia di corsa con l'età. Un secondo fattore invece è legato alla composizione muscolare. Lo sappiamo tutti, ma di fatto la massa muscolare ha il suo picco a 24 anni e diminuisce di circa il 10% per chi ha 50 anni. Inoltre con l'età, Tim Knox indica una bella scoperta, ossia che la composizione corporea tende a cambiare. Tim ci racconta che qualche anno fa era stato fatto uno studio di professionisti di running che poi avevano abbandonato la corsa, solamente coloro i quali hanno poi mostrato di essere attivi, correndo tra virgolette almeno 70 km, sono riusciti a mantenere una massa corporea adeguata rispetto agli allenamenti svolti. Secondo questo studio, il 40% della perdita del VO2 max è proprio derivata dal fatto dell'aumento di peso. Il quarto fattore legato invece al modo di allenarsi, non dice il libro se è una causa oppure un effetto, di fatto però, in sintesi, per diverse ragioni, diminuendo sia l'intensità sia il volume complessivo, diminuisce di conseguenza anche la performance. Non mi vorrei dilungare troppo, ma altri fattori sono la capacità di assorbimento della forza a contatto con il terreno, nonché la capacità di recupero. Entrambe diminuiscono con il passare dell'età. Tra l'altro, il tendine d'Achille, che restituisce il 35% dell'energia ad ogni appoggio, perde questa capacità elastica e non è a caso che molti di noi soffrano di qualche patologia legata ai tendini proprio con l'aumentare dell'età. Purtroppo da contratto di questo canale non posso parlare di come mi alleno io, lascio quindi la parola ad Andrea che ci racconterà qual è la migliore modalità di allenarsi a 50 anni, soprattutto per chi voglia correre una maratona nelle prossime settimane. Buongiorno Andrea, com'è andato stamattina a lungo? Ciao Max, tutto a posto? Devo dire che anche se sono fuori forma, i lunghi mi stanno uscendo abbastanza bene in questo periodo. Come prepareresti, questa è la domanda della settimana, la maratona per una persona che ha tra i 45 e i 50 anni? Allora, intanto cerco di essere il più generale possibile perché di questo discorso ne abbiamo dibattuto io e Max e il fatto era ci sono persone di 50 anni come Max, 45-50 anni come Max che fanno 10-12 allenamenti alla settimana che quindi hanno comunque un recupero diverso da uno che ne fa 3-4 alla settimana di allenamenti, quindi abbiamo comunque varie tipologie di atleti, dall'amatore classico addirittura a quello che fa solamente la fasciata la domenica, quindi preparare la maratona non è uguale per tutti. Quando facciamo anche le preparazioni della maratona sono sempre una roba generale che può andare bene per tutti, può non andare bene per nessuno, quindi valutiamo se, cioè bisognerebbe sempre valutare caso per caso. Oggi cerchiamo di prendere in mano un 50enne, 45enne che fa 4-5 allenamenti a settimana,
E il mio primo consiglio grosso è quello di fare la tipica settimana, quindi tre lavori in 7 giorni, di spalmarli nei 10 giorni. Esatto. Quindi fare una settimana da 10 giorni. E a questo proposito, quanti allenamenti di qualità suggeriresti al 45enne? Guarda, io direi di non guardare quanti, ma quanti giorni di recupero mettere tra un allenamento e l'altro. Io sono abituato a farne uno, un lento tra un lavoro e l'altro di raccordo. Consiglierei di fare due lenti di raccordo per un amatore. Magari di fare il lavoro, il primo lento magari un pochino più corto, quindi 10, 12, 14 km, e il secondo magari di portarlo a 14, 16 km e il giorno dopo fare l'altro lavoro. Quanti chilometri a settimana oppure sui 10 giorni suggerisci? Anche questa cosa qua è da valutare. Io sono sempre dell'idea che è meglio fare più chilometri in un'uscita che fare più uscite da meno chilometri, questo è sicuro. Ricordatevi che la maratona è sempre da 42 km per tutti, quindi per me sono 42 km e per l'amatore che fa tre allenamenti a settimana è sempre da 42 km. Quindi anche l'idea di spezzare, prendo un esempio, il medio, fare 21 al mattino e 21 al pomeriggio, può premiare magari su un atleta come me in una determinata settimana, ma su un amatore che non ha mai superato i 25-30 km è un po' un azzardo, perché ripeto, la maratona è di 42 km per tutti. Quindi il secondo consiglio è magari fate, invece che 7 uscite, ne fate 6, ma con un po' più chilometri per ogni uscita. A livello di riposo, cosa faresti? Riposo tra un allenamento e un altro può essere o attivo, e quindi vi fate una corsa lenta, che secondo me è il modo migliore per abituare anche il corpo a recuperare meglio, oppure facciamo del recupero con bicicletta, uscite in bicicletta o di nuoto, sempre però stando attenti a non cazzeggiare troppo. Per dire, 30 minuti di nuoto al posto di una corsa di 1 ora e mezza o 1 ora e 10 non ha molto senso, se non avessimo fatto praticamente niente. E a livello di alimentazione, come suggerisci di alimentarsi sempre per il 45enne e 50enne? Il consiglio che mi sento di dare è di reintegrare bene con i carboidrati e le proteine, sicuramente post allenamento. Quindi o pre-allenamento farsi comunque la sera prima farsi un bel piattone di pasta, o comunque dopo finito l'allenamento poi di reintegrare o con una buona colazione o con un buon pranzo che sia abbastanza proteico. Supponiamo che la maratona sia quella del Lago Maggiore, quindi diciamo c'è un po' di tempo, come prepareresti questa gara se avessi sempre 50 anni? Secondo me sono due le strade da percorrere. La prima è quella del uno che è già abbastanza pronto, quindi vuol dire che in estate ha fatto poche vacanze e si è sparato comunque dei lunghi almeno da 24, 25, 26 km, e allora prepariamo una maratona negli ultimi 2 mesi come una maratona normale. Quindi aumentando sempre di più i lunghi, magari portando dei lunghi di qualità. Il secondo caso è quello che ha fatto le vere vacanze, quindi si è allenato davvero poco, addirittura è stato fermo 2 o 3 settimane e che sta riprendendo adesso. In quel caso il mio consiglio spassionato è di fare la maratona, per dire, il 1° novembre come maratona di avvicinamento a un'altra maratona, quindi l'ultimo lunghissimo pre-maratona. Questo solamente perché non mi piace arrivare sempre morti alla maratona. Secondo me la maratona bisogna finirla bene. Quindi, per assurdo, per il secondo gruppo di persone, la maratona del Lago Maggiore potrebbe essere un lungo svelto per la maratona che si spera di Firenze o i campionati italiani a Reggio Emilia. Quando secondo te una persona di 50 anni deve decidere faccio la maratona oppure la posticipo all'anno prossimo? Secondo me questa cosa bisogna valutarla di volta in volta quando si fanno i lunghi. Se riesco a fare un lungo senza soffrire da 30, 32, 34 km, allora posso pensare di fare una maratona. Se ogni volta che arrivo a 16, 18 km ho bisogno di prendermi dei minuti di pausa perché faccio fatica, arrivo a casa, arranco, ho dei dolori per 2, 3, 4 giorni. A me piace fare la maratona come tutte le altre gare per finirle bene, quindi allenarsi per portarla a casa dignitosamente. Poi può capitare il giorno sbagliato, tipo l'esordio che ho fatto a Firenze, mi sono trascinato gli ultimi 7 km, anche se avevo deciso di partire nettamente più lento del ritmo
che mi ero prefissato. Che test faresti a 3 settimane pre-gara? 3 settimane pre-gara, l'ultimo test, che poi di test tra virgolette non è perché ne abbiamo già fatti almeno un po' nei mesi prima, è l'ultimo lunghissimo da 36-38 km. Addirittura mi piace portarlo nell'ultimo periodo a 40-42 km. Suggerisci la stessa cosa anche per il cinquantenne oppure invece limiteresti il chilometraggio a 32? Dipende come siamo abituati. Io quella sto cercando di portare avanti questa idea di fare almeno un lungo ogni 2 settimane, ogni 10 giorni. Facendo così siamo abituati anche a farne 32, 34, 36, 38 senza problemi. È ovvio che se faccio un lungo ogni 2 settimane e mezza, 3 settimane, diventa un viaggio della speranza. Se uno si allena con i sacri crismi, arriva comunque tranquillamente a poter fare un lungo ogni settimana. E non sto esagerando. È ovvio che è diverso per un atleta che magari fa 3 allenamenti a settimana, lì dobbiamo stare un attimino più attenti. Ultima domanda, quali scarpe utilizzeresti se avessi 50 anni e il tuo target è di 4 ore, 3 ore e mezza e 3 ore? 4 ore andrei con le Triumph che abbiamo provato, che secondo me van benissimo, una scarpa protettiva, ammortizzata, ci porta a casa senza problemi. 3 ore e mezza? 3 ore e mezza che è 5 al chilometro, andrei con una scarpa un attimino più leggera che userei solamente per la gara e per i lavoretti, tipo addirittura se sono leggero mi potrei permettere una Pegasus o che ne so, una Ghost. E invece sotto le 3 ore? Sotto le 3 ore incominciamo a fare dei tempi abbastanza importanti, quindi a 4,15, 4,10 al 1000, direi che lì si possono puntare delle scarpe tipo le Zoomfly 3 o per chi vuole anche provare con le Vapor. Sicuramente bisogna lavorare di avampiede per dire. Mi stavo trovando bene anche con le Nova Blast, io non le ho sofferte sui lunghi, bisogna testarle perché tipo Max invece con loro, cioè con queste scarpe cede un pochino, bisogna vedere voi come vi trovate. Io i lunghi li ho sofferti spesso con altre scarpe, con le Nova Blast no. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Grande Andrea, come al solito, ora che tra l'altro stanno cancellando tutte le gare di quest'ultimo periodo, sono proprio curioso di sapere come vi state preparando e soprattutto che maratona state preparando. Vi suggerisco di commentarlo qua sotto, io sono Massi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, anche perché nei prossimi giorni, come vedete dalle nostre magliette, faremo un confronto delle scarpe ASICS. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.